rilevante, non possiamo dare permetti, facciamo intervenire il Presidente della Commissione di bilancio. Le variazioni, la variazione numero 68, doveva relazionare l'assessore Abbate, che però è assente, potrei leggere il corpo della delibera, prima di porre la votazione. Allora, il Consiglio Comunale, invita la relazione dell'assessore al bilancio, che però non è, per esso in deliberazione del 68, numero 68 del 38 è stata approvata una relazione di urgenza che è stata raggiunta in sede dell'articolo 165.3.4 del decreto legislativo 18.8.2020 numero 266, chiamato articolo 4, delibera di rettificare per le motivazioni del prossimo premessa, dove acquisite rilevato per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale numero 69, in data 28.5, avendo per oggetto variazione di via d'urgenza di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019-2021 per l'esercizio triennale, articolo 155,4,2, di dichiarare la deliberazione. Allegato. Abbiamo la proposta della Giunta, la numero 71. Sì. Sulla proposta di delibera vi è il parere dei revisori, il parere del responsabile di ragioneria. C'è un parere che non è raccontabile, se no per voi è sufficiente, la possiamo porre in votazione. Per la certo, prego. Sì, allora, chiaramente la vacanza dell'assessore bilancio in questo momento ci preclude la conoscenza piena dell'argomento. Tra l'altro sono stati portati anche in commissione, però ci eravamo riservati di, almeno io e la consigliera Mandarelli, di decidere in consiglio all'esito di una discussione consigliare che non va a venire. Chiaramente questo ci impedisce di esprimere il parere favorevole, e a questo punto sicuramente ci asterremo dalla votazione. Ne approfitto, anche se non riguarda specificamente questo, però magari lo chiedo a chi di competenza, siccome si parla di fondi vincolati, quindi non so se sono fondi di gestione a OSL che sono stati riassegnati alla Giunta, il problema c'è anche sui buoni libero che molte carte di imprese non riescono ancora a riscuotere. Sollecito a questo punto la Giunta, entro domani, quindi a questo punto, a procedere con un'espressa richiesta al nostro di farsi assegnare anche quella somma, perché ci sono molti creditori dell'ente di padroni fondi vincolati, quindi hanno iniziato a vedere, perfetto, si dà, perché come ci personale della gente ci chiede, ma non vogliamo, si sono più offre, quindi il buon libro verranno, grazie segretario. Per il resto possiamo ripetere un po' la risposta, certo. Se non viene registrata. Stavo dicendo che comunque l'OSL ha preso già cognizione, gli è stata fatta espressa richiesta e ci stanno, diciamo, lavorando su questo argomento. Grazie segretario, prendo atto perché la popolazione di creditori hanno bisogno di sapere. Confermo l'astensione sul fondo. Grazie consigliere Gonzalo per l'intervento. Se non ci sono altri interventi, poniamo a capo in votazione. Prego segretario. Pitta.
Pietra? Favorevole. Tremonte? Sì. Di Battista? Sì. Penzone? Favorevole. Coccia? Sì. Nino? Sì. Maria Sabella del Gaudio? Sì. Pedone? Antonetti? Sì. Colomba? Sì. De Maio? Sì. Cominenzi? Sì. Cipelli? Sì. Gambarelli? No, è sì. Gonzalo? Astenuto. Buon capo l'assistente. De Maso? Astenuto. Di Tocco? No. Petroiani? Consigliere Gonzalo, se può entrare, ha scritto, rimettete esercizio, stessa votazione, perché il consigliere era mezzo dentro, mezzo fuori dall'altro. Passiamo alla trattazione della capo numero 7, che vede le stesse difficoltà della capo numero 6, data l'assenza dell'assessore a bilancio Fabrizio Abbate, quindi se possiamo considerare per legge a capo, andiamo direttamente in votazione se non ci sono interventi. Consigliere Gonzalo, potete intervenire? Ripeto quello che ho detto. L'ho appena preannunciato, ci sono gli stessi problemi della capo di Rosetti. Ragione per cui, segretario, possiamo procedere sempre per appello nominale. Pitta? Favorevole. Tremonte? Favorevole. Di Battista? Sì. Renzone? Favorevole. Coccia? Sì. Niro? Sì. Maria Isabella Di Claudio? Sì. Pedone? Sì. Antonetti? Sì. Colomba? Sì. De Maio? Sì. Cipelli? Sì. Gonzalo? Astenuto. Va bene, ecco. De Maso? Astenuto. No. Petroiani? Finiscono subito. Ciao. Per l'immediata seduta, ennesima votazione. Astenuti? Astenuto.